Benvenuti, terzo appuntamento Psiche dintorni, conducono Francesca Marchino, Giovanna Battaglia. Salve a tutti. E lo psicologo e psicoterapeuta Sandro Tolitano. Ben ritrovati. Oggi tratteremo l'argomento coppia, amore e desiderio e entriamo subito nello specifico a spiegare che cos'è una coppia. L'argomento di quest'oggi è un argomento piuttosto complesso. La coppia è un aspetto delle relazioni umane estremamente complesso, anche se apparentemente potrebbe apparire semplice. Intanto, ecco, diciamo esattamente cosa intendiamo per matrimonio, no? Quando una coppia, o comunque quando una coppia va insieme. Intanto si presuppone sia un rapporto volontario e duraturo. Ma la caratteristica, diciamo, fondamentale è che questo duraturo non ha tempo, quindi si presuppone un rapporto senza limiti di tempo. Un rapporto che poi entra nella nostra cultura in quella famosa frase per sempre, finché morte non vi separi. Questo è, diciamo, il contesto anche culturale in cui si inserisce la vita di coppia. Certo, la prima cosa che mi preme dire, mi preme sottolineare, è che la vita di coppia non è una relazione romantica in eterno, non è un continuo paradiso di innamoramento. Quindi la vita di coppia invece, come vedremo man mano che andiamo avanti in questo incontro, è un'esperienza molto complessa ma molto difficile. Quindi questo è... Spieghiamo anche quali sono le caratteristiche essenziali perché si è coppia. Ma poi vedremo anche perché, come si forma, quali sono le dinamiche che sottostanno alla scelta di stare in coppia, ma questo poi lo vedremo dopo. Sicuramente una caratteristica è quella che si vuole un rapporto paritario, egualitario, anche se sappiamo benissimo che poi nella vita reale è più funzionale la diversità. Perché se noi facciamo riferimento a tutto ciò che la coppia va ad affrontare, quindi i problemi di gestire la casa, dal punto di vista economico, dal fatto di gestire i figli, quando arriveranno i figli e quindi l'educazione dei figli, a gestire la relazione sessuale, quindi, o le relazioni sociali. Quindi vediamo che i compiti che spettano ad una coppia sono talmente complessi e sono talmente tanti che la diversità tra i due componenti della coppia è funzionale. Fermo restando sicuramente l'idea della paritarietà, cioè del fatto che il rapporto deve essere paritario, ma la diversità diventa, anche in questo caso, diventa una ricchezza, diventa una risorsa per vivere bene. Quindi alla fine stiamo dicendo che muoversi sulla stessa lunghezza d'onda non sarebbe sempre consigliabile, quantomeno. Bisogna invertire i ruoli, mantenere i ruoli o cercare appunto di spaziare verso altre soluzioni in questo senso? No, io sottolineerei un'altra cosa. Allora, la vita di coppia nasce da un consenso, no? Che deve essere un consenso, come dire, libero. Questo consenso noi in genere lo definiamo libero e manifesto. Intendendo per libero e manifesto proprio l'idea che la scelta del partner è una scelta libera che non viene inficiata né da pressioni familiari, sociali, e né tantomeno da debolezze psicologiche. Quindi questo intendiamo per libero. Manifesto, quando diciamo che il consenso deve essere manifesto, intendiamo dire che ciascuno deve mostrare se stesso così com'è. E in genere si tende a pensare, quando noi individuiamo i difetti che l'altro ha, noi pensiamo in genere poi sistemeremo queste cose. Invece credo che un passo iniziale che pone le basi poi per un rapporto di coppia che funziona è proprio quello di manifestare se stesso in tutti i propri aspetti, quindi nei propri pregi ma anche nei propri difetti. Quindi è anche mettersi a nudo delle proprie fragilità, del proprio essere, in modo tale che si formi una coppia. Assolutamente sì, tant'è vero che proprio un altro elemento fondante è la fiducia, cioè la fiducia che l'altro non se ne approfitti delle mie debolezze. Quindi la fiducia vuol dire che io sono anche, come dire, nelle condizioni di esprimere le mie debolezze, le mie fragilità, sapendo che l'altro mi accoglie, che l'altro non se ne approfitta
di tutto ciò. Quindi questo è un altro elemento di base. Quando si dice, quando qualcuno, qualche studioso diceva che il matrimonio non si tratta di un matrimonio buono o cattivo, eccetera, noi parliamo di matrimoni, di rapporti di coppia che funzionano o non funzionano. Questo è un altro elemento, diciamo, che perché poi il rapporto di coppia funziona. Ecco, la fiducia, vorremmo mettere appunto un punto, sottolineare se effettivamente la fiducia va costruita oppure, tra virgolette, viene di conseguenza, cioè va costruita con molto sacrificio, va costruita giorno dopo giorno, oppure già si nasce con il pensiero che una volta sposati, o comunque una volta che si sia formata la coppia, venga di conseguenza, insomma. No, non credo che venga di conseguenza. La relazione di coppia deve essere paragonata a qualunque altra relazione. In tutte le relazioni umane, dove ovviamente c'è in gioco un alto tasso emotivo, si basa sulla fiducia. La fiducia è proprio quando io penso che l'altro, come dicevo prima, mi accolga, che non mi tradisca, che non mi tradisce, che non si approfitta delle mie debolezze. Ma la fiducia si crea, si costruisce, non è che è data come dato di fatto scontato. Non è perché due persone si mettono insieme e decidono di formare una coppia, la fiducia è nel bagaglio che ci portiamo dietro. No, la fiducia si costruisce attraverso, come tutte le relazioni umane, vanno costruite passo passo. Anche perché, poi lo vedremo, le relazioni umane non sono, una volta stabilite, sono immobili e ferme, ma sono sempre, come si dice, in progress, sono sempre in movimento. Quindi la coppia si costruisce nel tempo, ma prima di essere coppia bisogna che ci sia l'amore. Che cos'è l'amore? Diciamo che prima che si costruisca la coppia c'è l'amore. Poniamo in essere il fatto che due persone si incontrano, no? Perché le coppie funzionano così. Poi vedremo quali meccanismi portano alla scelta, all'attrazione. Poi parleremo di innamoramento, di attrazione, che sono, come dire, le fasi iniziali in genere di una vita di coppia, no? E se diciamo che alla base c'è l'amore, certamente, se poi per amore intendiamo questo che continuiamo a dire, no? L'accogliere l'altro senza pregiudizi, l'accettazione incondizionata, no? La capacità di essere solidale con l'altro, no? La capacità di sopportare anche i difetti dell'altro, la tolleranza e la grande capacità di mediazione. E soprattutto il riconoscimento della libertà dell'altro. Questo ritengo che siano gli elementi che ci possono aiutare a definire il termine amore, come vedremo poi ha una serie di accezioni e di sfaccettature diciamo numerose, insomma. Però questi sono gli elementi di base. Certo, una persona, perché poi in coppia possa vivere bene, possa, come dire, concorrere a che una coppia funzioni, deve avere questi elementi dentro di sé, che sono elementi emotivi. Come vedete stiamo percorrendo il filo delle emozioni, non quello della razionalità. Quindi, poi vedremo però nella vita di coppia servirà nei compiti che aspettano la coppia. Che poi... Certo, allora i modi naturalmente di innamorarsi evidentemente cambiano in base al genere magari, perché insomma le donne... È vero che le donne o gli uomini si innamorano in maniera diversa, comunque quali sono queste differenze? Perché sappiamo che insomma ci sono due emisferi completamente diversi che si fondono in un unico essere, tra virgolette, e quindi è difficile magari mettere insieme due modi diversi di intendere, di pensare i sentimenti e l'amore. Certo, una cosa è certa, nella coppia l'elemento, diciamo, principe della diversità è... Come dico sempre, la diversità è una risorsa, è una ricchezza, non è un handicap. Beh, sul fatto, sulla differenza di come viene vissuto l'innamoramento, l'amore, eccetera, tra maschi e femmine, beh, insomma, troviamo una letteratura vastissima. Ma sicuramente c'è una diversità, ma è una diversità che ha radici, molteplici radici. Una sicuramente culturale, perché il ruolo della donna e dell'uomo all'interno della nostra società non è uguale. Un'altra radice è la nostra matrice culturale, se ci riferiamo al nostro ambiente, che è di natura cattolica, quindi le posizioni tra uomo e donna sono assolutamente diverse. Alcune caratteristiche si possono rilevare, le donne sono molto più emotive, giocano molto più sull'emozione,
l'uomo invece reagisce un po' più sul piano fisico, sul piano razionale, quindi sono, diciamo, due approcci assolutamente diversi. Però poi vedremo come alcune volte si è accomunati da una dinamica che è quella della quando si tenta di creare un rapporto di simbiosi, lì allora non c'è differenza tra uomo e maschio, tra uomo e donna. Ecco, ci sono delle regole, se si può, si possono chiamare così, o comunque dei consigli per riuscire a stare bene insieme? Ma io qui mi verrebbe veramente voglia di citare questa famosissima, beh, non so se definirla poesia, ma tale è, di Khalil Gibran. Quando, questo viene riportato nel libro Il Profeta, quando la ragazza chiede a, dice, maestro, ci parli del matrimonio, lui si esprime in un modo che alla prima lettura sembra un po', come dire, paradossale, perché lui dice, bevete insieme ma non nella stessa coppa, mangiate insieme del pane ma non della stessa pagnotta, state insieme pur mantenendo le vostre anime distanti, e poi dice alla fine, come le corde del liuto vibrano della stessa musica pur non toccandosi. E poi conclude dicendo come la quercia e il cipresso non crescono l'uno all'ombra dell'altro. Quindi sottolinea questa separatezza, questo mantenere la separatezza. E questo secondo me è un elemento di fondo perché una coppia funzioni. Non è un consiglio, è una, come dire, un'analisi fatta sulle nostre anche esperienze terapeutiche. Cioè, perché una coppia funzioni, ciascuno deve mantenere la propria identità, anche un proprio spazio personale, perché questo arricchisce poi la vita di coppia. Quando invece il rapporto di coppia si basa sulla simbiosi, o si basa su quella famosa frase, senza di te non posso vivere, che non è una frase di amore, ma è una frase secondo me molto preoccupante, cioè molto responsabilizzante, senza di te non posso vivere. Quando invece noi pensiamo che la frase giusta è io posso vivere senza di te, ma scelgo liberamente di vivere con te. Allora, questa è la base perché una coppia funzioni. Allora, se i due componenti della coppia mantengono questo stato d'animo, questa caratteristica di relazione, le possibilità che la coppia funzioni sono altissime, anche in relazione ai tantissimi e diversi compiti che la coppia, nel ciclo vitale della coppia, che la coppia deve svolgere. Poi vedremo ad esempio come la coppia, non dimentichiamo mai che la coppia si parte in due e si arriva in due. Quindi c'è tutta anche la fase che poi vedremo, anche dei figli, lo svincolo dei figli e il ritorno ad essere coppia senza figli. Ecco, recenti drammatici fatti di cronaca, insomma, hanno evidenziato ultimamente come ci sia il desiderio sempre più incalzante di alcuni uomini, ma anche abbiamo visto di alcune donne, di cercare di opprimere l'altra persona, cercare di legarla a sé in maniera quasi morbosa. Come mai ancora abbiamo in noi questo desiderio, forse innato oppure forse patologico, di possedere quasi l'altra persona come fosse, diciamo, una nostra proprietà? No, io a questo punto veramente devo ringraziarla per quello che dice, perché mi dà l'opportunità di dire alcune cose che secondo me sulle quali secondo me bisognerebbe molto riflettere. Questa domanda ci riporta indietro e poi magari lo riprendiamo sul discorso dell'innamoramento, perché tutto parte da lì. Nell'innamoramento, come vedremo, c'è una fase in cui che cosa avviene? Avviene che l'oggetto d'amore, l'altra persona, sostituisce il nostro io. Cioè, nel senso che l'altra, e qui è il discorso che facevo prima, cioè diventa, come dire, una simbiosi, cioè nel senso che l'altro sostituisce il nostro io. A quel punto senza l'altro non esistiamo, senza l'altro non possiamo vivere. E questo porta poi, questa struttura psicodinamica, porta poi ad eventi drammatici. Assistiamo a separazione con eventi tragici, con forme di violenza, di aggressività, eccetera. Quindi, il problema veramente è alla base del rapporto, quando il rapporto viene costruito così. Poi vedremo che l'innamoramento, che è una fase bellissima, però poi questa dinamica va risolta e, come dire,
da lì nasce la costruzione invece di un rapporto più maturo, è un rapporto d'amore, il discorso che facevamo prima. Se invece questa fase si cristallizza e quindi rimane tale, quindi l'innamoramento non viene superato e l'altra persona diventa il pilastro su cui poggia tutta la nostra vita, l'assenza di quella persona produce una catastrofe. Quindi questi eventi che noi leggiamo quasi quotidianamente nascono fondamentalmente da questa dinamica. Quindi la solitudine nella coppia è fondamentale, ritagliarsi uno spazio per sé, per poter crescere anche, riflettere sull'altro. Sì, assolutamente. E sceglierlo ogni giorno. Esattamente. Noi quando parliamo di solitudine all'interno della coppia, una delle eccezioni è proprio questa. Cioè, la solitudine è quello di mantenere un proprio spazio, perché questo ricchezza nella coppia. Anche un proprio spazio al di fuori della coppia. Perché questo arricchisce la coppia, arricchisce, fa diventare la vita di coppia meno monotona, permette la crescita di ognuno, perché non dimentichiamo che la crescita di ognuno può essere anche diversa. Perché due persone si incontrano, ma dopo anni può darsi che una persona sia cresciuta in un modo e non in un'altra. E la bravura, diciamo, il lavoro da fare all'interno della coppia è proprio cercare di fare sì che queste differenze di crescita, come dire, siano mediate da una relazione appunto sana, da una relazione come abbiamo detto prima. Quindi bisogna avere anche una certa maturità che si acquista nel tempo. Sì, una maturità, ma infatti la vita di coppia richiede una grande maturità, perché la vita di coppia è difficilissima. È una forse delle imprese umane, così mi viene da definire, una delle più grandi imprese umane, vivere per tantissimo tempo assieme a un'altra persona. Voi immaginate una persona che sta insieme a un'altra persona per 30 anni, che condivide lo stesso luogo, lo stesso spazio, che fa l'amore per 30 anni, ha rapporti sessuali. Anche questo aspetto è uno degli aspetti importanti della vita di coppia, non tanto inteso però veramente in una accezione molto vasta, non solo dall'aspetto fisico o solo dall'aspetto esclusivamente del rapporto sessuale, ma tutto ciò che sta attorno. Tutto ciò che sta, la tenerezza, l'accogliere, il gioco, quindi mantenere anche qui una sessualità viva per tantissimi anni, beh, insomma, è un'impresa molto faticosa, però molto bella. Certo, diventa ancora più faticosa magari quando all'interno di una coppia arrivano dei figli magari, quindi naturalmente questo comporta uno sforzo in più e questo comporta un maggiore diciamo capire l'altro, ecco, cercare di comprenderlo, perché non si è più diciamo ecco amanti tra virgolette, comunque non si è più coppia sola, ma arrivano dei quando arrivano dei figli cambia tutto e quindi si stravolge l'intero sistema della coppia. E qual è il segreto, se ce n'è poi alla fine, di riuscire a mantenere vivo anche dopo e anche evidentemente col passare degli anni, un rapporto che appunto non è più come i primi tempi, il fidanzamento. Certo. Ma nel ciclo vitale della coppia, l'arrivo dei figli modifica moltissime cose. Abbiamo detto prima che la coppia ha davanti a sé tutta una serie di problemi da affrontare. Quello che poi definiamo, noi normalmente lo definiamo come il contratto matrimoniale. Il contratto matrimoniale prevede che cosa? Prevede questi accordi nella coppia, che possono essere impliciti, nel senso ci sono perché la coppia poi affronta le cose, espliciti, nel senso che vengono veramente esplicitati e concordati, oppure addirittura inconsapevoli. Questi accordi che la coppia prende, a volte lo si fa spontaneamente. Prendiamo l'esempio, come avviene, come si gestisce l'economia della coppia, della famiglia. A volte nasce da una discussione, da un accordo, ma a volte è, come dire, quasi inconsapevole. Uno gestisce i soldi, l'altro, insomma, quindi, allora la coppia si trova di fronte a una serie di problemi, allora deve affrontare il problema economico, il problema della gestione della casa, poi deve affrontare il problema dei figli quando arrivano, sia nella gestione dei figli, ma anche poi nella scelta educativa. Su quello che ha detto non si è più coppia, no, si diventa coppia, si è coppia genitoriale. Allora, un altro aspetto secondo me molto interessante è il fatto
che nel momento in cui arrivano i figli, la coppia non deve dimenticare di essere coppia. Altrimenti avviene come in molti casi che nel tempo, quando poi alla fine i figli diventano grandi e vanno via, la coppia non si ritrova più, perché ha dimenticato di essere coppia. Allora bisogna avere la capacità di distinguere la vita di coppia vera e propria, dalla, quindi di marito e moglie, cioè, diciamo così, o di convivente o quello che sia, comunque del rapporto di coppia, dalla coppia genitoriale, dalla funzione genitoriale. Certo, la funzione genitoriale presenta una serie di problemi. Quando arrivano i figli c'è una maggiore fatica. Ad esempio, in molte coppie dopo dei figli ci sono difficoltà a riprendere i rapporti sessuali. E molto spesso, ad esempio, l'uomo non sente più la donna dal punto di vista come amante, perché la donna è concentrata moltissimo sui bambini, sul bambino, la bambina. Quindi scattano una serie di meccanismi. E qui si vede la maturità e la capacità di una coppia di affrontare insieme questo passaggio che è estremamente importante, quindi di fare entrambi i genitori in tutto e per tutto, quindi condividere la gestione dei figli. In questa maniera intanto la donna si sente, come dire, protetta e spesso evita le cosiddette depressioni postparto, perché molto spesso, questo dobbiamo dirlo, le depressioni postparto nascono anche da una forma di solitudine, quindi dipende molto dalla maturità della coppia, che non deve mai dimenticare di essere coppia. Cosa succede quando la coppia entra in crisi? Beh, la coppia può entrare in crisi per tantissimi motivi, ora i motivi sono tantissimi, però su questo vorrei, come dire, fare luce su alcune cose che sono importanti, specialmente nel nostro ambiente sociale. Ad esempio, uno dei primi problemi che la coppia deve affrontare è il rapporto con le famiglie di origine. Il rapporto con le famiglie di origine è un po' prova del fuoco, nel senso che la coppia deve accordarsi, ma questo immediatamente, ancor prima dei figli, deve accordarsi su come gestire i rapporti con le famiglie di origine di ciascuno dei componenti. Poi le modalità sono varie, no? Ci sono quelle che hanno la dipendenza totale, poi parleremo di famiglie invischiate, no, perché molto spesso qui da noi le famiglie sono invischiate. Per invischiate si intende dire che le famiglie non si staccano effettivamente dalla famiglia d'origine, con tutto quello che ne consegue. Non a caso uno dei più grandi problemi nella coppia all'inizio vengono proprio nel rapporto con le famiglie d'origine. Quindi non bisogna essere completamente distaccati, non bisogna essere invischiati, quindi bisogna mantenere un rapporto sano, tenendo presente che le famiglie sono in una separata, quindi non ci deve essere appunto questo invischiamento. Questo è uno dei problemi che manda spessissimo in crisi la coppia. Seconda cosa è la sessualità, e qui entriamo nel gioco iniziale. Se io non supero la fase dell'innamoramento e penso che il matrimonio sia un paradiso, che il matrimonio sia l'esaltazione della sessualità, che il matrimonio sia il posto dei piaceri, cioè, allora ho difficoltà ad accettare poi la realtà del matrimonio, che invece è estremamente più dura. E quindi poi gli elementi di crisi sono tantissimi, a volte ci si scopre. C'è un altro problema della coppia, è che spesso, non essendo, come dicevo prima, libero e manifesto, ci si scopre dopo. E allora lì probabilmente possono avvenire delle frizioni, cioè nel senso che scoprendo l'altro nella sua, come dire, reale dimensione, lì può nascere anche nasce una crisi. Poi come si snodano le crisi? Si possono snodare in tanti modi. Diceva, ricordo un mio vecchio professore, diceva che avevamo quattro tipi di matrimonio. E lui distingueva il matrimonio soddisfacente, stabile e soddisfacente, ed è il matrimonio che funziona, che dura tutta la vita, eccetera. Poi c'è il matrimonio stabile ma insoddisfacente, e a detta sua, ma riflettendoci è vero, è il peggiore, perché è il matrimonio che dura tutta la vita, ma i due componenti della coppia sono sempre insoddisfatti, quindi vivono di liti, vivono di aggressività, vivono di momenti bruttissimi, eccetera, però continuano a stare insieme tutta la vita, cioè il matrimonio è stato.
Poi ci sono i due matrimoni instabili, l'instabile e soddisfacente, ed è la caratteristica di quelle coppie che hanno sto matrimonio che sembra che si rompe, non si rompe, ma nelle loro liti, nella loro aggressività trovano invece una situazione di stabilità, quasi quasi che diventa un elemento collante della coppia. E poi c'è invece quello instabile e insoddisfacente, che è quello che spesso finisce in cose anche tragiche, eccetera, che è quello più violento, no? E spesso finisce con la separazione, con deflagrazione del rapporto. E a proposito di litigi, insomma, nella coppia è vero, è sempre vero che è giusto esprimere le proprie opinioni in maniera un po' più forte del normale, cioè avere un sano scontro con il partner, è sempre positivo o si dovrebbero affrontare in maniera diversa i problemi, insomma, quotidiani? Questa domanda mi richiama a due cose. Uno, ma l'avevo detto per altri uno è la storia che noi consideriamo il conflitto nella sua accezione negativa, come se il conflitto dovesse portare distruzione, potesse portare tutto ciò che di negativo c'è. Quando invece il conflitto può essere invece una dinamica interessante nella vita di una coppia, perché il conflitto, se affrontato bene e risolto, diventa, come dire, un motivo anche di crescita della coppia. E l'altra cosa che mi fa venire in mente è la frase del mio professore, che era rimasta tra noi colleghi famosa, quando disse, ci chiese se qual era la cosa più importante del matrimonio, e noi tutti, chi diceva la tolleranza, chi l'amore, chi la comprensione, chi... Lui diceva, no, dice, la cosa più importante nel matrimonio è imparare a litigare, cogliendo peraltro un aspetto molto vero, perché è difficile che una coppia che viva per 10, 20, 30, 40 anni insieme non litighi mai. Quindi imparare a litigare, cioè litigare nel modo anche maturo, corretto, è una cosa estremamente importante per la salute di una coppia. Perché poi ci sono varie modalità, no? Cioè, ogni coppia litiga, c'è chi litiga e sta una settimana magari senza parlarsi, quelle che dopo la sera poi fanno sesso a letto, cioè risolvono la questione. Poi ce ne sono le modalità per superare i conflitti, poi sono estremamente diverse. Parliamo dei matrimoni bianchi e la perdita di desiderio tra i due coniugi. Sì, vi ringrazio perché mi fate salti meravigliosi, cioè facciamo dei salti. No, il matrimonio bianco e la perdita del desiderio. Beh, i matrimoni bianchi sono quelli che non si consumano, ma queste sono, diciamo, in percentuale, non dico irrilevanti, ma insomma, nel senso che proprio non si consuma il rapporto per una serie di ragioni, possono essere più disparati, da problemi sessuali dell'uno o dell'altra, ma più frequentemente dell'uomo, come l'impotenza o per altre ragioni. E qualche volta anche per ragioni proprio... A me sono capitati casi in terapia di questa natura, dove subito dopo il matrimonio c'è quasi una frattura, una rottura, per cui il matrimonio non si consuma, diciamo così, dal punto di vista sessuale, proprio perché non c'è più, proprio perché avviene immediatamente la frattura della relazione. E la seconda parte della domanda, perché si collega al desiderio. Il desiderio è legato a tutto quello che abbiamo detto anche prima, no? Quando noi ci innamoriamo dell'altro. Ora, c'è una bella differenza tra quando si è amanti, quando si è fidanzati e quando invece si è, diciamo, sposati, no? Qui entra in gioco anche quello che, come vedremo in quel libro questo libro che poi alla fine citeremo, di Massimo Recalcati, è la grande illusione dell'amore. È un po' che non solo è una grande illusione psicologica, ma dice lui addirittura neurofisiologica, perché poi nel desiderio entra in gioco la dopamina, questa sostanza che le nostre cellule del cervello producono e che ha il potere di produrre piacere. E in genere quando la dopamina viene, quando una cosa è imprevista, noi produciamo dopamina. Quando non ha una cosa, quindi un rapporto non è ricorrente, costante, monotono, allora noi produciamo sempre meno dopamina, perché la cosa è scontata, andiamo a letto con la moglie, possiamo avere rapporti sessuali, quindi non c'è l'attesa, non c'è l'occasionalità,
non c'è tutto quello che produce dopamina. Quindi avviene un po' questo calo del desiderio. Poi vedremo come poter fare per non fare calare il desiderio, perché è vero che abbiamo bisogno di dopamina, ma se poi la sessualità la facciamo rientrare nel contesto più ampio, diciamo, nell'accezione più vasta, legata all'affettività, alla tenerezza, legata alla, insomma, a tutta una serie di cose che fanno sì che la sessualità non è più monotona, ma è un gioco continuo, è un divenire continuo. Bene, lo scopriremo infatti subito dopo, 3 minutini di pausa, tra poco, grazie.